Bene, gente, la mia giornata di restauro è finita. Sto facendo merenda, sono un po' tardi, perché dopo qua vado in palestra. Ci sono delle unghiette nuove, che adesso vi spiego tutto, dei capelli nuovi. E vi spiegherò tutto. Allora, partiamo dall'ordine cronologico, i miei capelli. Ecco, ho fatto l'extension, ho rifatto l'extension, l'ho fatto con la cheratina, non si vede. Quindi direi topperia. Cioè non si vede. Cioè vedete forse adesso. No, nemmeno. Comunque niente, sono andata. Adesso vi spiego perché parlare così non mi piace. Ora niente, vi stavo dicendo che ho fatto l'extension, le ho rifatte. Ho fatto praticamente l'extension alla cheratina. Una cheratina messa a freddo che quindi non rovina il capello. Sto facendo il giro, la maratona della stanza. E le ho fatte da Arvis a Milano. Praticamente vi spiego la storia di questa extension. Non sono capelli morti come alcuni pensano, ma praticamente siccome le ragazze indiane non possono tagliarsi i capelli fino, mi pare, alla maggiore età, cosa fanno? Quando compiono 18 anni fanno un rituale per cui si tagliano la treccia, no? Quindi poi vanno ovviamente le agenzie di... Cioè, i parrucchieri, insomma, con loro che trattano i capelli, fanno un'offerta e prendono questi capelli che sono fantastici, ragazzi. Me l'ha spiegato oggi la ragazza, la Sabri. Quindi io ve li consiglio perché veramente queste extension, tra tutte quelle che ho provato, sono quelle che si vedono di meno e che pesano di meno e che fanno meno male. E poi lei è bravissima anche a tagliarle, cioè veramente sembrano i miei capelli, cioè nel senso... Bene, adesso invece... Avete già intraviste, ma vi faccio vedere le unghiette che personalmente questa volta, cioè tutte le volte le amo pazzescamente, cioè follemente, pazzescamente. Se, io vado sempre da lei, ragazzi, perché voi dovete sapere, ragazzi, soprattutto che io ho avuto problemi con le unghie, nel senso che non mi durava niente, cioè il gel mi durava una settimana, poi mi si spezzavano, andavo in giro con le unghie tutte rovinate. Poi ho trovato lei e ve la taggo, ovviamente, l'ho già taggata e mi durano, cioè, un mese, anche di più, veramente. Una caccola e sono piena di brufoli, bene, sono male anche io. Allora, buongiorno, è già una mattinata abbastanza impegnativa. Comunque, devo dirvi una cosa super importante, adesso sto andando in questo posto, cioè ve lo dico, ma adesso è una prossima storia. Sto andando da Sephora per farmi truccare per le sfilate di oggi. Perché solo da Sephora fino al 17 marzo potrete provare gratuitamente i tre look realizzati da Mameli per la Ferragni. Quindi spargete la voce, ditelo a tutte le vostre amiche perché potete provare dei trucchi pazzeschi gratis praticamente. Mi raccomando, è un bacione. Allora io ho scelto questo look, il Morning Glory. Guardate. Quindi vi ricordo che questi tre look li potete trovare fino al 17 marzo, venire a provare gratuitamente qui, da Sephora. Grazie mille.